Amici dell'Eurosporting, eccoci qui al FIPS Argiglio di Cordenonse, un torneo internazionale di padel con due ospiti importanti, due grandi giocatori, e testa di serie numero 3 Aris e Gonzalo Rubio Perez. Come è andata la partita di oggi? How was the match today? Bueno, la partita fue muy buena, la verdad que nos sentimos bastante cómodos. Nada, quiero felicitar ahí a la organización por todo lo que están haciendo, lo que están moviendo el pádel también. Así que bueno, esperamos ahí esta tarde poder ganar otra vez. Ok, e gli ho chiesto appunto com'è andata la partita di oggi, ha detto che la partita, gli ottavi di finale sono andati molto bene, adesso giocheranno i quarti nel pomeriggio, si trovano molto bene, si trovano molto comodi come dicono gli spagnoli e quindi insomma speriamo bene per il prossimo match. Gonzalo, your best ranking was 21 in the world, now you are 39. What's the plan for your future? Quali sono i suoi piani per il futuro? Gonzalo è numero 21 al mondo, è stato numero 21 al mondo, adesso è 39, quindi gli ho chiesto quali sono i piani per il suo futuro. Well, the plan for the future is win confidence with this amazing tournament. It's our first time here in Cordenons. It's a pleasure, the organization are showing a lot of respect. It's a pleasure playing here with a friend like Aris. And the level is so high, it's really difficult to win this tournament, but we hope to have any chance to win, we hope. Ok, gli ho chiesto quali sono i piani per il futuro e loro dicono che appunto il piano immediato è quello di cercare di giocare bene questo torneo, di vincere questo torneo, è un torneo di alto livello e molto contento di giocare con Aris, per cui insomma ecco il piano, diciamo che l'obiettivo proprio immediato è quello di vincere il torneo. I will ask you the last question. What do you think about the new Premier Padel Tour? Il padel adesso ha sviluppato un nuovo tour mondiale molto importante, oltre a World Padel Tour, e chiedo magari a Gonzalo, what do you think about it? Well, I think it's a great jump for the sport, no? It's a recent sport, but it's a good step for more international growing. We played last week in Rome. In Roma. The tournament was amazing. I think it's the future. We are very excited to play this kind of match. Next tournament is in Roland Garros. I think it's a good tournament. Bene, c'è questo appunto questo nuovo tour mondiale che oltre al World Padel Tour appunto c'è questo nuovo Premier Tour. L'ultimo torneo si è svolto al Foro Italico di Roma con un'eccezionale organizzazione, anche noi dell'Eurosporting ci siamo stati, quindi loro dicono che è una cosa molto positiva per il padel, per i giocatori professionisti di padel, e quindi vedono un gran futuro in questo sport che crescerà come il tennis e anche di più, diciamo. Ok? Bene, grazie mille. Good luck for the next match. Grazie.